appunto le periferie esistenziali per Papa Francesco, per noi vescovi, non sono le periferie geografiche, possiamo includere anche quello, ma diventa un modo inclusivo per far sì che gli altri, gli ultimi, i poveri, gli emarginati, migranti, tutto quello che voi volete, abbiano voce in capitolo e possano sedersi al tavolo dell'umanità con la stessa dignità di tutti. Questo significa includere anche le periferie esistenziali. L'inasprimento del decreto sicurezza con l'arresto previsto per i capi missioni, il sequestro delle navi e multe salatissime, non rischia di, diciamo così, di bloccare il salvataggio in mare? È preoccupato? Che posizione sente di? Io ora non entro nei decreti, dico soltanto una cosa che ha ripetuto il Papa in questi giorni: ogni migrante è persona. Il problema migratorio è un fatto globale che ha sempre riguardato l'umanità e che oggi attraverso la globalizzazione si è particolarmente accentuato, quindi partire proprio dal fatto che l'altro, in qualunque condizione si trovi, è persona. Persona vuol dire che è un fine, la persona è sul piano della finalità e non un mezzo. Queste misure sembrerebbero non tenere in conto il... Eminenza, sui cattolici in politica, lei che si batte da tantissimo tempo, ecco, la preoccupa il fatto che tra molti di loro c'è chi sostiene le politiche di Salvini, quantomeno strizza l'occhio a Salvini? Ma il discorso dei cattolici in politica è un discorso che riguarda la vocazione battesimale e umana di ogni parroco. Essere impegnati in politica, come diceva Paolo VI, è l'atto di carità più grande, perché vuol dire mettere la propria vita completamente al servizio e a disposizione di quella degli altri. Solo chi ha questa vocazione profonda, che sia laico, che sia di ispirazione cristiana, vada in politica. Andiamo qua alla macchina. Tutti quei luoghi caratterizzati da minorità, marginalità. Occorre che il posto di lavoro sia anche di luoghi. Quando tra